Ciao ragazzi, bentornati al mio canale, sono ASMR SLK. Il video di oggi è un po' per una novità che è successa, immagino che dalla copertina abbiate già più o meno intuito. Purtroppo diciamo bye bye, diciamo ciao o addio per adesso a una macchina e ne è arrivata un'altra. Adesso vi spiegherò tutto appena iniziamo il video. Quindi iniziamo con le nostre raccomandazioni. Come al solito, nella descrizione di questo video ci sono differenti link, tra cui il link dell'altro canale che posseggo, che è Music and Gaming. Questo canale, come sapete, stiamo postando, tempo permettendo, delle cover di musica e inizierò adesso a breve a fare delle reviews di musica, quindi se avete canzoni magari che avete scritto voi o che volete far ascoltare, potrò farle ascoltare in quel canale, vi darò la mia critica personale secondo la mia esperienza, non solo dal punto di vista, diciamo così, di gusto, che forse è relativo perché il gusto è personale, ma più che altro dal punto di vista magari tecnico, dal punto di vista di mixing, del suono, di come viene fuori, insomma, dei vari volumi, della voce, insomma, un po' quello che è il mio campo di esperienza per parecchi anni passati come musicista, passati e continuanti come musicista, non è che ho smesso, poi in realtà per questione di lavoro e di tempo ovviamente sto suonando pochissimo, però ovviamente è sempre qualcosa che è nel progetto. Inoltre vi prego di condividere i miei video sui vostri media perché è veramente importante per far crescere il canale, come è importante anche mettere il like qui sotto per questo video, ovviamente se vi va, e commentare anche perché potete chiedermi qualunque domanda e magari chiedere qualunque tipo di video, cosa che molti di voi già fanno, no? Magari un suggerimento per un video che ho su qualche argomento che vi interessa. Sono sempre aperto a questi suggerimenti perché anche, insomma, siamo quasi a 200 video, 192, 193 mi sembra, adesso controllerò, e ovviamente ogni tanto serve anche l'aiuto vostro per trovare un nuovo argomento o comunque accontentare tutti voi che siete i miei iscritti, cosa che è la cosa principale, insomma, che mi preme. Ok, direi che per le raccomandazioni abbiamo più o meno detto tutto, non ci sono altre cose particolari, direi di partire con il video, quindi come al solito prima di partire farò il conto alla rovescia in modo che potrete abbassare il volume delle vostre cuffie, altrimenti la pubblicità, lo spot pubblicitario che partirà potrebbe essere troppo alto di volume, ok? Quindi inizio col conto alla rovescia. 5 4 3 2 1 spot. Ok ragazzi, siamo qui con un nuovo video. Come vi avevo detto, ho ricominciato un po', insomma, con il ritmo quasi normale, non ancora, ma insomma siamo molto vicini alla normalità. Questa settimana ho già postato un video per quanto riguarda il video vecchio del club, quindi avete già visto, mi sembra un video del intorno a giugno, 18 giugno, qualcosa del genere. Oggi dovrebbe essere mercoledì quando posto questo video, se tutto va bene, e quindi poi cercherò di postare anche il prossimo video per venerdì, quindi come vi avevo accennato cercherò di postare 3 video a settimana, 2 di ASMR e uno che è quello del club passato. Ovviamente parlando di club, se vi interessa seguire quasi giornalmente quello che accade nella mia vita e chiaramente vedere posti dove vado per differenti motivi che possono essere panca, oggi che sono andato a comprare la macchina eccetera, e i vari posti dove mi muovo anche per guardare proprio la California, vi prego di iscrivervi a fianco al tasto iscriviti c'è il tasto abbonati e vi permette di pagare $2
al mese 1,99, quindi in euro qualcosa di meno, per iscrivervi al club e guardare questi video. Se scegliete il livello 2, pagherete 2,99, $2,99, quindi credo no, 2,5 euro, qualcosa del genere, al mese. E in questo secondo livello, potete fare una chiamata Zoom con me e gli altri ragazzi del livello 2, quindi si può parlare di tutto, è una chiamata solo tra di noi, privata, quindi possiamo parlare tranquillamente di qualunque argomento, anche insomma in profondità. Riguardo a questo, dovrei riuscire a fare la chiamata Zoom la prossima settimana. Oggi, che vedete il video, dovrebbe essere il 13 ottobre, e quindi praticamente la prossima settimana, mercoledì, è la giornata, il giorno probabilmente in cui faremo la chiamata Zoom, quindi fra 7 giorni, quindi il 20 ottobre 20, normalmente la chiamata è sempre intorno tra le 8 di sera, le ore 20 italiane, le ore 22, ultimamente mi avete chiesto di farla un po' più tardi, quindi probabilmente sarà il 20 ottobre, mercoledì, intorno alle 21.30 o 22. Voi chiaramente potete scrivermi nei commenti quale orario preferite, sia qui o sia nel video del club, ok? Del livello 2, ovviamente, parlo della gente del livello 2. Allora, parliamo un po' delle novità di oggi. Allora, prima vi faccio il quadro della situazione, sennò è un po' difficile spiegarvi. Nell'ultimo periodo, come sapete, ho pagato la registrazione della macchina, che qui si chiama License Plate Fee, che praticamente è il nostro bollo italiano. Però la mia macchina, essendo del 2016, il Mercedes SLK 280, essendo del 2016, da quale viene il nome del canale, giusto per chi non lo sapesse ancora, essendo del 2016, dopo, mi sembra che quando la macchina ha più di 10 anni, qui in California si è costretti a fare una revisione ogni 2 anni. La revisione che comprende lo smoke check. Smoke check che ovviamente serve per inquinare di meno, e chiaramente essendo in California, dove si va fortemente sull'energia verde, dove ci sono praticamente quasi più Tesla che altre macchine ormai, questo test viene veramente fatto con importanza, ci sono molti controlli, quindi mentre qualche anno fa, quando ero a Beverly Hills, avevo un BMW 740, insomma, è stato possibile far passare questo smoke check tranquillamente. In questo caso, ormai, soprattutto poi essendo in Orange County, dove non c'è un certo così, un numero così grande di macchine, perlomeno di questa età, ovviamente non è stato possibile far passare questo smoke check, quindi io ho pagato il bollo, ma la motorizzazione sta ancora aspettando che io passi lo smoke check. Smoke check che poi viene comunicato dal meccanico dove si fa lo smoke check, che è specializzato e connesso alla motorizzazione, manderà questo smoke check se è passato e tutte le cose vanno in regola, e ricevo l'adesivo che va attaccato sulla targa, che ovviamente è per l'anno, in questo caso 2022, per il bollo, sticker o adesivo, chiamiamolo come vogliamo, che ovviamente non ho ricevuto perché non è stato possibile passare questo smoke check. Come sapete, la mia macchina aveva questo allarme motore che dipende soltanto dalla pompa dell'aria, dell'ingresso secondario, dell'intake dell'aria, praticamente. In pratica tutte le macchine mi sembra dal 2005 al 2010 si sono dovute adeguare alle nuove norme sull'inquinamento, e la maggior parte delle marche, non essendo pronte e non volendo spendere soldi per modificare insomma le macchine più di tanto, e con l'avvento della marmitta catalitica hanno dovuto praticamente fare delle modifiche e hanno aggiunto questa pompa di aria che si accende al momento in cui accendete la macchina, gira per 30, 20, 40 secondi, dipende dalla macchina, crea delle depressioni dove servono e spinge dell'aria nella testata del motore, nella zona dello scarico, in modo che quest'aria va a praticamente pulire, a mandare aria pulita nel catalizzatore, quindi all'accensione della macchina per diciamo 30 secondi, essendoci aria pulita, tutte le scorie che sono rimaste nel catalizzatore vengono emesse fuori, quindi l'inquinamento è minore. Questa è un po' la storia, un po'
un giochino che hanno fatto e che adesso continuiamo a portarci dietro con queste macchine di quegli anni, perché ovviamente quelle marmette catalitiche di quel periodo non sono adeguate ai tempi e ai valori che bisogna avere oggi con le macchine, che devono veramente inquinare pochissimo, ok? Questo è un po' per darvi l'idea. Quindi nella mia macchina questo era l'errore, ho cambiato la pompa, ho fatto alcune modifiche proprio io personalmente con dei tubicini di plastica che normalmente col tempo e col calore del motore si rovinano, però non sono riuscito a togliere questo allarme. Dovrei andare a smontare molto più, diciamo, profondamente il motore, e non ne vale la pena, insomma, non vale la pena portare questa macchina che ormai è del 2006, quindi insomma parecchi anni, alla Mercedes, perché costerebbe troppo. Non vale la pena continuare a cercare il guasto, e quindi sono arrivato al punto che, anche perché, e vi faccio vedere cosa è successo ieri, scusate, voi vedete mercoledì, questo è successo lunedì sera mentre tornavo dal lavoro, ho preso una multa. Purtroppo è successo che per 3 miglia orarie, per 4 praticamente, sono passato il limite di velocità lunedì sera, tornando da lavoro verso le 10 e mezza a fine giornata. Come sapete, le strade qui sono vuote, sono tutte tre corsie, il limite a Tustin è di 60 miglia orarie sulla strada in cui ho preso la multa, e mi hanno fermato praticamente a 66 miglia orarie. Normalmente ci sono un paio di miglia, 2-3 miglia orarie, che i poliziotti non guardano, quindi se sei a 62-63 non ti fermano. Adesso vi spiego perché dico questo, mentre invece se siete un po' di più vi fermano. Quindi adesso non so ancora quanto è l'ammontare della multa, perché devo aspettare domani e dopodomani che venga fuori nel sistema della motorizzazione. Però quello che è successo è che praticamente la cosa non è brutta, nel senso che se Irvine, Tust in quest'area è la zona più dove c'è meno malvivenza, dove il crimine è minore di tutta l'America per 14 anni, c'è una ragione, ed ecco perché sono stato fermato, perché ci sono controlli molto frequenti. Normalmente qui le macchine della polizia non ti fermano per dei controlli come si fa da noi, ti fermano se hai combinato qualcosa, però quello che fanno, soprattutto negli orari in cui sanno che ci sono, tipo ieri sera, che ci sono poche macchine, quindi insomma è facile andare un pochino più troppo veloce, si nascondono nei punti bui e ti prendono la velocità con la pistola laser, e quando poi si passa, loro tranquillamente escono, vi seguono e poi vi fermano. Questo è quello che è successo. Chiaramente, a parte questo, che insomma è stato purtroppo un mio problema, seguivo una macchina che andava più o meno alla stessa velocità, ma quella macchina poi, quando ho parlato col poliziotto, dice: la macchina davanti a te andava a 62, non l'ho fermata, ma quando ho preso la velocità a te andavi a 66, perché nel punto in cui ho preso c'è una piccola discesa. Quindi anche se ero rimasto a distanza con questa macchina da un po' di tempo, la seguivo, no? Da stessa distanza, quindi alla stessa velocità, nel momento in cui lui mi ha preso con la pistola laser ero un po' in discesa, quindi ho accelerato un pochino di più e mi ha fermato. Sono anche un po' sfortunato, però sta di fatto che andavo troppo veloce, quindi non è questo il mio problema. Il problema è che quando mi ha fermato, ovviamente loro vi parcheggiano dietro, hanno il terminale in macchina, quindi hanno controllato la targa e ha visto che mancava il bollo per il 2022, quindi ovviamente quella è solo una citazione come l'altra che avevo preso, quindi si può togliere, basta portare poi la macchina e far vedere che hai messo l'adesivo e quindi te la tolgo, non è un problema. Sta di fatto che praticamente questo controllo della polizia adesso mi ha costretto a sistemare la macchina nel giro di 2 mesi, perché mi sembra 60 giorni per poter pagare o comunque portare le prove di questo smoke check. Quindi a dicembre, praticamente il 12 dicembre avrei dovuto portare, entro il 12 dicembre avrei dovuto portare la prova che avevo fatto lo smoke check. Questo è il senso. Ora, con i miei conti, con i miei tempi, tra il lavoro, YouTube e altre cose che
cui voglio tornare, ovviamente sarebbe stato un po' incasinato, anche perché non ho proprio il tempo materiale di mettermi a lavorare sul motore. Oltretutto ci sono anche degli attrezzi che non ho e quindi sarei dovuto andare a farmeli prestare, chiamare aiuto o andare alla Mercedes. Quindi alla fine ho fatto due conti e grazie anche al suggerimento di Roberto, come sapete, il mio amico di Pescara che vive qui, che lavora alla Hyundai, e mi ha suggerito di prendere una macchina usata. Io ovviamente non volevo prendere una macchina a benzina, quindi mi sono messo alla ricerca e oggi, stamattina, ho fatto l'ultimo tentativo, sono andato alla Mercedes a cercare di capire se mi volevano dare qualche suggerimento o se volevano farmi, diciamo così, una diagnostica precisa per dirmi il punto dove c'era da riparare, decidere se il prezzo valeva la pena. Ma nella Mercedes ti fanno solo entrare, fare la diagnostica che costa $250 e la diagnostica, essendo un tecnico e conoscendo il problema, non mi avrebbe detto esattamente, mi avrebbero detto: guarda, potrebbe essere questo, potrebbe essere quest'altro, bisogna provare a iniziare a cambiare e poi vedere. Quindi la cifra sarebbe cresciuta tantissimo, quindi spendere 800, 900, $1000, $1500 nel caso del catalizzatore, $2000 di riparazione, non mi è sembrato il caso. Quindi stamattina ho fatto quello, avevo già controllato su internet alcune macchine che mi interessavano e quindi ho deciso di prendere una nuova macchina usata, che non volevo spendere granché, e nei miei conteggi sono riuscito a trovare veramente quella perfetta. Quello che ho potuto fare, siccome pagando, sto ancora pagando il Mercedes, che quindi vuol dire che la banca è ancora padrona, quindi non hai il libretto circolazione da poter, non potevo vendere la macchina a un privato perché la banca ancora possiede il libretto circolazione. Quindi qui in America c'è, non so se c'è anche in Italia, ma c'è una concessionaria, un franchising molto grande, si chiama CarMax. E questo CarMax non solo vende macchine, ma le compra. Che quindi voi, se avete una macchina usata, potete portarla lì o la scambiate con un'altra macchina usata o nuova, oppure la potete vendere. Quindi sono andato lì, mi sono fatto fare, hanno controllato la macchina, mi hanno fatto un prezzo e il prezzo era $200-300 di meno del valore. Per cui, fatto quello, sono andato a vedere la macchina nuova, se era, perché l'avevo trovata su internet. E sono andato a controllarla, a guidarla, mi sono messo d'accordo con il dealer, con la, diciamo, la concessionaria, che è una concessionaria di macchine usate, non una concessionaria di marca. E poi vi dirò che macchine. E quindi quando poi sono tornato a casa, ho aspettato mia moglie finisse a lavorare, siamo andati a vendere la Mercedes SLK. Quindi la Mercedes SLK è andata, gli ho dovuto dire addio, mi è dispiaciuto tantissimo, però un po' i problemi, un po' il tempo, un po' i costi erano un po' proibitivi, considerando che è una macchina di 10 anni. Come sapete, avevo pensato di trasformarla in elettrica, però nel conteggio dei soldi che ho fatto, adesso quando vi dirò quanto ho speso, capirete quello che sto dicendo. In questo discorso, trasformare elettrica, che sarebbe stata la cosa più bella anche per me proprio da fare e la cosa più conveniente per mantenere quella macchina, sarebbe costata comunque intorno ai $15,000 tra motore, attrezzature varie e le batterie, che sono il costo maggiore, più ovviamente il fatto che modificare la macchina in elettrica prende tempo, perché avrei dovuto fermare la macchina in garage. Con le poche ore che avevo da dedicargli avrebbe preso mesi, e quindi con questi mesi poi non avrei avuto nessuna macchina, avrei comunque dovuto comprare o un'altra macchinetta così da, giusto per andare a lavorare, o una bicicletta elettrica o un motorino elettrico, qualcosa per andare al lavoro, che bicicletta o motorino elettrico, che andando, siccome vado al lavoro con il vestito, anche se qua è quasi sempre bel tempo, però insomma non è una cosa molto comoda, no? Perché d'estate fa molto caldo, d'inverno magari quei giorni, quei 2-3 giorni all'anno che pioveva, potevo prendere un Uber, non era una grossa spesa, però è una cosa che è un po' scomoda e tra virgolette anche il pericolo aumenta, perché ovviamente avete visto e vedete tutti i giorni le strade che percorro, quindi ho preferito evitare questa cosa, ho deciso di trovare una macchina, se avessi trovato una macchina a giusto prezzo, elettrica, avevo
ho fatto due conti, mi conveniva fare questo, e infatti grazie anche al suggerimento di Roberto, che ringrazio. Quindi alla fine abbiamo venduto questa SLK, il nome del canale ovviamente non cambierà, rimarrà lo stesso, però diciamo, ho trovato una macchina adatta ed è una macchina italiana. Praticamente adesso vi faccio vedere un po' di immagini così capite subito che cos'è. Ecco qua, questa è la 500, la Fiat 500 elettrica. Ho trovato questa macchina da un concessionario qui vicino, che era una cosa importante per me trovarla vicino, perché non volevo fare ore di traffico per andare a prenderla poi tornare. Insomma, alla fine l'ho trovata qui in zona a 10 minuti di macchina, quindi anche se questa mi è costata un paio di centinaia di euro, di dollari in più, ho preso questa qui perché è in buone condizioni. È la 500 elettrica del 2013, ha 50.000 miglia, che non sono tantissime, le batterie stanno bene, le gomme sono nuove, insomma la macchina all'interno è praticamente nuova. Adesso potete vedere dai filmati qui che vi sto facendo vedere, e non ho potuto scegliere il colore, avrei scelto un altro colore, ma in questo caso tra la convenienza di prenderla immediatamente e il costo, non c'era da scegliere il colore. Tenete presente che io vado al lavoro quasi tutti i giorni, 5 giorni a settimana, e guido 9 miglia ad andare, 9 miglia a tornare, quindi 18-20 miglia al giorno, che sono pochissime. La 500 elettrica del 2013 fa 83-84 miglia di range con una carica, che posso caricare a casa durante la notte, e mi permette di andare a lavorare come minimo 3, anche 4 volte andando piano, diciamo 3 volte, 3 giorni sicuramente. Quindi dal punto di vista spesa è stata una grossa convenienza. Come vedete dalle immagini, anche gli interni sono ottimi, sono molto nuovi, e una macchina chiaramente del 2013, quindi la radio non è aggiornata, ma queste cose posso sistemarle io tranquillamente. Il vantaggio di prendere questa macchina è che, oltre alla cifra che ho pagato, che è compreso tutto, quindi compreso le tasse, compreso i trasferimenti eccetera, è $8.300, e questi $8.300 divisi per 48 mesi sono $196 al mese praticamente, che oltretutto sono meno della cifra che stavo pagando la Mercedes, quindi risparmio su quello. In più il Mercedes mi costa circa $80 al mese di benzina, perché guido poco, però questi $80 di benzina, adesso invece di spendere di benzina, li posso mettere sul costo della macchina, quindi in realtà è come se questa macchina mi costasse $110 al mese, giusto per farvi capire. Questo è il punto, ecco perché tutta questa convenienza, no? Energia pulita, carico a casa, la spesa è 3-4 volte di meno della macchina a benzina, meno problemi, meno parti che si muovono, che girano, perché il motore elettrico e le macchine elettriche hanno 6, 7, 8 parti che si muovono, mentre il motore a benzina ne ha centinaia che si muovono all'interno. Quindi, come sapete, vi ho detto anche dall'altra macchina elettrica che ho, non si va dal meccanico, non si cambia nulla, a malapena si cambiano i freni, le gomme sono nuove di zecca, per cui mi è convenuto, insomma, fare questa situazione. Come vedete la macchina, spero vi piaccia, ma questa è sicuramente una macchina un po' più piccola, molto più utilitaria, ma per quello che devo fare io è più che sufficiente, perlomeno per adesso. Poi quando le cose magari con calma vanno meglio, nel senso che sì, che riesco a riorganizzare molto meglio, che insomma il lavoro è quello, questo è il YouTube è partito, magari quando c'è qualche ingresso di soldi più grande potremmo decidere di comprare una macchina più nuova, magari una Tesla o qualunque altra cosa, comunque elettrica, questo è poco ma sicuro. E dico questo perché sono arrivato a questa decisione anche perché lunedì, proprio guardando le news, c'è stata proprio una notizia che in California stanno spingendo l'eliminazione delle macchine a benzina in una certa percentuale, non totalmente, ma veramente molto vicino al totale, nel 2024, cioè dovrebbe esserci insomma questa proprio lasciata della macchina a benzina e passare tutte le macchine all'emissione minore di inquinamento. Quindi nel 2024 ci dovrebbe essere proprio un cambio di direzione, quindi tagliare completamente o quasi le macchine a benzina e passare le macchine elettriche o comunque di altre energie. Ho anche pensato di prendere una macchina nuova, ma le cifre delle macchine nuove qui
non so se in Italia non so se è lo stesso, ma qui in America, siccome c'è questa la mancanza di chip elettronici, i prezzi sono andati su, quindi anche le macchine nuove, invece di farvi gli sconti, ci aggiungono 3-4 mila dollari sul prezzo, perché le macchine che ci sono sono poche e la richiesta c'è comunque, e quindi vendono a prezzi esorbitati. Tanto è vero che anche questa macchina che ho preso, secondo me, in tempi normali, senza questa mancanza di chip elettrici e di persone che lavorano, secondo me l'avrei presa a $1000 di meno. Però in questo momento è una cosa che andava benissimo con la cifra che ho pagato, insomma è rientrata nel budget che mi ero riproposto. Quindi sono appena tornato, tutta questa operazione che vi ho detto è stata fatta in una giornata, cioè io sono andato la mattina, come ho detto, alla Mercedes, prima a fare il prezzo alla macchina, a CarMax, poi alla Mercedes e poi da questo dealer. Quindi sono tornato a casa verso le 2:30, le 3, ho fatto pranzo con mia moglie poi è finita a lavorare alle 4, mentre aspettavamo la banca che approvasse tutto. Alle 5 siamo usciti, siamo andati a portare la mia macchina da CarMax, e fatti tutti i documenti, ho preso la macchina in un attimo, 20 minuti, mezz'ora. Dopodiché da lì siamo andati al concessionario, qui ero stato la mattina a prendere la macchina che avevo già chiamato, quindi ho preparato tutte le carte, ha caricato la macchina e sono andato a prenderla. Quindi siamo tornati a casa verso le 7:30 di sera con la macchina nuova, ok? Quindi due macchine elettriche in famiglia, macchina che adesso sta finendo di caricare in garage. Quindi domani mattina, le immagini che vedete, che avete visto adesso, sono di domani mattina, perché ovviamente sono tornato di sera, quindi non ho potuto fare grandi riprese con la luce, non era carino. Quindi le riprese che avete visto adesso praticamente sono riprese che ho fatto questa mattina, che poi ho editato su questo video per farvi vedere meglio la macchina. Questo è insomma un po' quanto è successo in questa situazione. Ora ovviamente dovrò controllare la multa, quanto costerà, però insomma alla fine un po' la multa sì, sicuramente non è una cosa carina, però alla fine mi ha fatto decidere probabilmente per il meglio, nel senso che stavo rinviando questa decisione perché stavo provando a sistemare la macchina in qualche modo o in un altro, sistemandola o insomma facendo passare questo smog check, ma alla fine questa multa, avendo accorciato i tempi, mi ha dato la possibilità di decidere, di arrivare a una decisione, e quindi ho preso questa decisione di cambiare la macchina e di prendere questa 500, che oltretutto vi posso dire, avendola guidata insomma dal concessionario a casa per un pochino anche in autostrada, è una gran bella macchinetta, è carina, molto elegante, è piccola, ma all'interno si ha molto spazio, almeno per le due persone che stanno sedute davanti. Chiaramente i sedili di dietro sono molto piccoli, ha una gran bella ripresa perché essendo elettrica ovviamente la macchina ha una grossa spinta in accelerazione, come sapete. L'unica cosa che mi sto abituando è che è trazione anteriore, quindi con tutta questa potenza che ha lo sterzo è un pochino molto sensibile, però è perché la macchina è piccolina e leggera, e quindi chiaramente è solo una questione d'abitudine. Però devo dire che in generale la macchina è veramente silenziosissima, la radio si connessa al telefono un attimo, insomma ci sono tantissime cose di cui sono molto contento di questa macchina. Chiaramente l'interno è molto, molto carino tutto quanto, e il volante in pelle, insomma voi chiaramente sicuramente la conoscete meglio di me perché l'avete sicuramente vista. Qui in America ci fu una grossa venduta di queste 500, poi però soprattutto nel caso della macchina elettrica, del 500 elettrica, ci sono stati molti ritorni, cioè molta gente se l'è tolta, perché qui ovviamente il range di 83, 84, 85 miglia di questa macchina, mentre del 2013, è troppo poco per la California. Perché? Perché Los Angeles è 100 km di diametro, capite bene che se non puoi guidare da un lato a un altro della città con una carica c'è un problema. Insomma, Los Angeles non è una classica città italiana tipo Milano, Roma, Napoli o come magari Chicago o altre città americane come New York. Los Angeles è completamente diversa, è una delle città del lato ovest che ovviamente è sviluppata, come vi ho detto sempre, in larghezza e in altezza. Non ci sono palazzi, ci sono pochissimi palazzi che vedete nelle immagini dei film, sono palazzi che si trovano a downtown, no? I grattacieli, i famosi grattacieli che vedete, ma nel
resto di Los Angeles, a parte Hollywood e un po' Santa Monica, ci sono qualche palazzina da 5, 6, 7 piani o mezzi grattacieli. Il resto sono tutte case basse, quindi Los Angeles è sviluppata in larghezza, ecco perché è 100 km di diametro, perché c'è molto spazio, perché è costruito in questo modo, perché fa caldo, perché c'è un numero di persone esorbitante che vive in questa zona già da tantissime centinaia di anni, e quindi il progetto della città è stato fatto in un modo che ha sfruttato il massimo dello spazio possibile, ecco perché è così grande. E quindi chiaramente passare da una parte all'altra di Los Angeles con una macchina richiede parecchio tempo. Ora, il vantaggio chiaramente di andare in elettrico è che quando ci si ferma, magari se nel traffico, non si consuma, e quindi chiaramente aiuta tantissimo, ma una 500 è una macchina che è perfetta per le città italiane, per le città europee e per le città magari americane del lato est, ma del lato ovest dove ci saremo noi, California, eccetera, è veramente un po' troppo piccolina. Però nel mio caso, avendo comunque un'altra macchina che fa 240 miglia e non abbiamo problemi io e mia moglie quando dobbiamo muoverci o andare a Vegas o andare in qualche altro posto a vedere gli amici, eccetera, perché abbiamo una macchina che fa più chilometri, più miglia. Nel mio caso la 500 è una macchina che mi serve praticamente nella vita giornaliera, che è quella di andare a lavorare e tornare, perché con le ore che faccio chiaramente non è che possa fare molto di più, no? Perché le ore di lavoro del ristorante sono gli orari in cui tutti quanti escono, per cui in quegli orari io lavoro, per cui non mi serve una macchina per andare chissà dove, o perlomeno una seconda macchina per fare quello. Quindi a livello di costi è stato molto conveniente, insomma, fare questo discorso. La macchina che ho dato indietro, CarMax, l'ha valutata a 5.000 dollari, il Mercedes, il valore reale era 5.300 dollari, per cui ho preso indietro questi soldi e ho speso 8.300 dollari. Quindi alla fine, insomma, è stata una cosa molto conveniente, e considerando, come vi ho detto, che non dovrò spendere più benzina, soldi per la benzina, perlomeno 2/3 di questi soldi vanno a pagare praticamente la rata della macchina, per cui è stata una convenienza unica. Adesso ovviamente la macchina la dovrò guidare, mentre vedete questo video io sono probabilmente in garage già a personalizzare alcune cose che ovviamente devo sistemare, sto montando già, starò già montando le varie attrezzature per filmare, e quindi chiaramente quello che vedrete in questo, che avete visto in questo video, sono filmati che ho fatto di mattina prima di editare il video con il sole, la luce. Dovrei anche lavare la macchina perché, siccome questa cosa è stata molto veloce, il dealer non ha fatto in tempo a lavarla, anche se mi ha detto che posso andare lì a farlo fare, ma sono in garage, quindi probabilmente sistemerò a casa queste piccolezze tranquillamente. L'importante era muoversi su questo, dal punto di vista dello smog check, in modo da eliminare di non avere più questi problemi, no? Che ovviamente avrei dovuto spendere altri soldi sul Mercedes, e considerando che il Mercedes è del 2016, avrei dovuto spenderci molto un po' più soldi sia per lo smog check sul momento, ma poi, come ho detto altre volte, avrei avuto bisogno delle sospensioni nuove, quindi anche fare la conversione elettrica. Oltre al costo della conversione elettrica, ci sarebbero stati altri costi che sono costi di vecchiaia di una macchina, che sono costi normali, però insomma, quattro sospensioni per una macchina, insomma, cominciano a costare tra i 3 e i 5.000 dollari su una macchina del genere, quindi vanno a sommarsi, no, sul prezzo della conversione. Quindi a quel punto mi sarebbe più convenuto, se devo spendere 15-18.000 dollari, sicuramente un grosso divertimento, una grossa soddisfazione trasformarla. Però considerando che Tesla sta per uscire con una macchina da 22, 23, 25.000 dollari elettrica, e che ci sono altre situazioni, tipo anche l'altra, la Bolt che ho io, che usata magari potevo prendere quelle cifre, forse è meglio così, insomma sarebbe stata esagerata la spesa. Sicuramente una cosa dal punto di vista personale molto molto bella, molto mi avrebbe fatto realizzare parecchi, insomma, sogni che volevo fare. Però in questo modo, avendo risparmiato qualche soldo, posso creare un'altra situazione che ho in mente, perché come sapete ho un patio qui, un balcone molto grande,
proprio un patio dove il sole batte tutti i giorni. Sto pensando di creare un pavimento con dei pannelli solari fatti apposta, no, per dove si può camminare sopra, e creare praticamente un banco di batterie per poi vendere energia. Qui in America è una cosa che si può fare da tempo, credo anche in Italia, però i valori qui sono abbastanza buoni, per cui riuscendo ad accumulare, ad avere parecchie batterie per accumulare energie, si può vendere parecchie energie, c'è anche da fare abbastanza soldi, non solo non pagare l'energia elettrica, ma proprio guadagnare, soprattutto se si compra il Powerwall Tesla, che praticamente lo storage di batterie che vi vende Tesla è già pronto per essere connesso alla, al contatore della luce, e quindi chiaramente qui c'è già questa, quasi tutte le aziende che forniscono elettricità sono già organizzate nei momenti di punta di assorbimento di energia elettrica a comprare o a richiedere energia da privati o da altre aziende. Chiaramente è un costo maggiore, ecco perché ci sono la sera si paga più, il costo è maggiore dell'energia durante il giorno, durante il giorno è maggiore il costo dell'energia ma se ne usa di meno, e la sera il costo dell'energia è minore ma se ne usa molto di più, e quindi la bolletta cresce, per cui nei punti di assorbimento maggiore queste compagnie, da noi in Italia mi sembra che sia ancora l'Enel, qui ce ne sono tante perché è privatizzato ovviamente, tendono ad acquistare l'energia mancante da altre aziende che possono essere anche persone private, come nel mio caso se creo questi pannelli solari che caricano questi banchi di batteria, l'extra, l'energia extra che ho ricevuto dal sole la posso vendere a queste aziende nei momenti di picco, e questa energia venduta viene pagata molto bene, quindi potrebbe essere anche un business. Sicuramente avere la possibilità di avere una casa propria dove sul tetto si possono mettere molti più pannelli, quindi acquisire molta più energia, è sicuramente molto più conveniente per poter vendere questa energia. E nel nostro caso noi siamo in affitto, quindi possiamo usare, per non chiedere il permesso ai padroni di casa, basta mettere i pannelli in un punto dove non si vedono, perlomeno che non siano obliqui. Quindi se io metto i pannelli sul patio, sul pavimento, non devo chiedere nessun permesso, perché è un pavimento, non è un... si vedono questi pannelli dall'esterno, quindi non sei costretto a stare nelle regolamentazioni del colore della casa, queste cose qui, e non devo neanche chiedere il permesso al padrone di casa, perché sono piatti come se fosse un pavimento, per cui il problema non si pone. Vediamo se devo fare due calcoli, questa è l'idea che ho avuto, farò due calcoli per vedere se il costo e lo spazio, la grandezza del patio è abbastanza per creare abbastanza energia, tenendo presente che ovviamente sono in California, dove le ore di sole giornaliere sono, insomma, le ore forse più lunghe, quasi più lunghe di tutto il mondo, insomma, non di tutto il mondo, ma molto vicino al massimo delle ore che si può ricevere il sole qui in California. Quindi sfruttando questa situazione, ho visto che la superficie è abbastanza grande, dovrei riuscire, insomma, a tirar fuori abbastanza energia. Il problema non è tanto i pannelli solari o la superficie o il costo di questi pannelli solari, il costo maggiore sono sicuramente le batterie che, le batterie costano parecchi soldi, perché ce n'è bisogno di tante per poter mandare avanti la casa e avere extra energia poi da vendere, bisogna avere dei magazzini di batterie dei pacchi batteria molto grossi, e quindi chiaramente quelli sono i costi maggiori, che le batterie, anche se i prezzi stanno scendendo, sono ancora dei prezzi molto alti. Qui in California, in America in generale, la compagnia che sta vendendo più pannelli solari e Powerwall, quindi batterie per mantenere la corrente, è proprio Tesla, perché negli ultimi 3-4 mesi, 8 mesi, il prezzo Tesla che sta creando un centro energetico pazzesco, ha buttato giù i prezzi tantissimo, sia dei pannelli solari che di questi Powerwall, che sono pacchi di batteria praticamente. Perché? Perché, come vi ho detto già in un altro video, Tesla sta
cominciando a lanciare questo trasferimento di energia tra case, i loro Powerwall e le macchine. Quindi faccio un esempio: potete installare i loro pannelli solari sul tetto, avere uno o due Powerwall, quindi avere energia gratis e pulita per la vostra casa. In più, questa energia che mantenete nei Powerwall potete caricarci la macchina. Quando andate a lavorare, andate al lavoro, parcheggiate la macchina e la connettete al caricatore, che invece di caricare, perché la macchina è carica, distribuisce, facciamo un esempio, il 50% della carica della vostra macchina alla macchina a fianco, e quindi voi venite pagati per questa energia. Questo è un po' quello che la Tesla sta facendo, la doppia direzionabilità della carica, sia alla macchina sia dalla macchina agli altri utenti. E quindi questo permette di creare questo network di energia, per cui tutto il discorso di ma devo caricare, ma non esiste più, perché ci saranno caricatori dappertutto e distributori di energia dappertutto, perché anche privati saranno i distributori di energia. Tenete presente che una Tesla modello S, o comunque qualunque delle Tesla comprate, ha un pacco batteria che potrebbe alimentare la vostra casa per 3 giorni, forse una casa italiana anche 4 giorni, per le dimensioni che abbiamo in Italia. Quindi c'è una quantità di energia dentro queste macchine enorme, e quindi chiaramente se riuscite a caricarle a casa con i pannelli solari gratis, allora a quel punto potete vendere questa quantità di energia. Poi potete tranquillamente alimentare la casa del vostro vicino mentre state lavorando, mentre state qua a casa, tranquillamente. Quindi gli state vendendo energia. Questo, c'è proprio uno scambio totale di energia sia tra le macchine sia tra le case. Ecco, questo è quello che Tesla sta creando. E considerando che Elon Musk sta lanciando tutti i satelliti per l'internet satellitare, ovviamente questo diventa tutto più facile. Adesso incomincia a fare un po' tutto senso, no? Perché con questo internet controlla un po' tutta la situazione di questo network, e quindi chiaramente diventa tutto molto, tra virgolette, più facile, tenendo presente che ovviamente Tesla sembra una società che fa macchine, ma in realtà loro fanno software, costruiscono già robot, no? Come sapete, sono usciti con Tesla con il bot che probabilmente creeranno, e ultimamente, ho sentito ieri, stanno lavorando su delle macchine che volano non all'altezza, tipo mi sembra 1 metro o 2 da terra, giusto per rendere, insomma, la macchina più evitare un po' il traffico. Questo è il problema, perché ovviamente quando guardate le immagini del traffico di Los Angeles, basta che ricercate su YouTube, vedete delle immagini pazzesche di file e file, di 6 file in autostrada, le macchine che vanno tutte in una direzione, veramente è anche bello da vedere, ma è una cosa pazzesca, veramente molto pesante per chi vive qui. Tant'è vero che uno dei motivi per cui io e mia moglie abbiamo scelto casa qui era proprio quella che, nel mio caso specialmente, non dovevo guidare in autostrada, perché veramente ci sono degli orari e delle autostrade, soprattutto che congiungono nord e sud, sono veramente incredibili per il traffico in certi orari. C'è gente che guida per andare e per tornare negli orari di punta del traffico da lavoro, anche 2 ore al giorno, 1 ora e mezza, 1 ora e 3 quarti, 2 ore al giorno andare, 2 ore al giorno a tornare, questo sia ben chiaro. Quindi è una cosa che non è fattibile, almeno per quanto mi riguarda. Ok, spero che vi abbia un po' spiegato tutto, spero che la macchina vi piaccia, spero che sia stato chiaro il motivo. Insomma, poi se avete domande chiaramente scrivetemi nei commenti, come sempre, e se volete fare, avete una richiesta di un video particolare o sulla macchina o su altre cose, già scrivetemi nei commenti, che sicuramente sapete che li leggo tutti, quindi sicuramente vi cercherò di aiutarvi, o comunque vi risponderò nei commenti o in video. Mi raccomando di ricordarvi di mettere il like su questo video, perché aiuta il canale a crescere e aiuta YouTube a capire che i miei video può presentarli a più gente. E direi che a questo punto ci sentiamo al prossimo video. Vi ringrazio di essere stati qua come sempre con me, e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.